Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. La mossa di riaccogliere non famosi, persone comuni, nello spiato appartamento del GF 2023, è stata apprezzata dal pubblico. Eppure non si contavano ascolti così bassi da anni. Gli spettatori erano abituati a dinamiche frizzanti. Per fortuna, ci ha pensato Beatrice Luzzi a rialzare la curiosità con un errore fatale. Nel corso della quarta diretta, andata in onda ieri sera, senza neanche rendersene conto, Beatrice Luzzi si è letteralmente data la zappa sui piedi, mentre era intenta a prendere una decisione molto importante. Un errore che non si è perdonata. Ma il pubblico del GF 2023 sa che, ciò, comporterà dinamiche a fiumi. GF 2023, l'errore che cambia tutto dentro la casa. Proprio a causa dei bassi ascolti, dovuti alla noia che regna in quel di Cinecittà e la poca spontaneità del cast, terrorizzato dagli autori che censurano chiacchierate e parolacce come se non ci fosse un domani, Alfonso Signorini ha dovuto escogitare un altro modo per fare audience e per istigare i suoi concorrenti. Così ha pensato bene di scegliere due donne forti al comando di due gruppi, uno in casa, uno in Tugurio. Ovviamente, a capo dei due gruppi, l'anno scorso erano Persiani e Spartani, ci vogliono personalità forti. Chi meglio di Rosy Cinni e Beatrice Luzzi, come comandanti dei due schieramenti? A quel punto toccava a loro scegliere chi portar con sé, almeno così credeva l'ultima, a cui era stata destinata la casa, mentre alla chef il Tugurio. Lei ha voluto con sé Vittorio, Giuseppe, Giselda, Anita, Samira, Ciro, Arnold e Grecia. Quando è toccato all'attrice non ha capito e, credendo di scegliere un alleato, ha invece scelto un rivale. Inizialmente i telespettatori hanno creduto fosse in preda alla follia e poi si è capito fosse solo un errore. Resasi conto del disastro, l'interprete di Eva Bonelli non poteva più tornare indietro. Aveva scelto Marco Fortunato e adesso dovrà vivere con lui e gli altri 8 coinquilini. Una catena di scelte intollerabili per lei, che avrebbe sicuramente preferito vivere con degli alleati e non con dei nemici. Dall'altro canto, Alfonso e i fan si sono leccati i baffi, pensando alle dinamiche che potranno emergere. In casa lei, il suo errore, che ha scelto Paolo, a seguire Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex, Fiordaliso, Valentina ed infine Heidi. Da stasera in casa potranno abitare solo il 10. L'altra metà dovrà trasferirsi in Tugurio. A stabilirlo sarà la sorte e non solo. Ci sono due leader, che dall'inizio non hanno nascosto di non sopportarsi. Sono Rosy e Beatrice. Siamo sicuri che voi due non avrete alcun timore ad assumervi delle responsabilità. Anzi una, importante per i vostri compagni, il quesito che la 52enne romana non aveva capito. Ce ne saranno da vedere, geniale, mai un errore tanto apprezzato, grazie Beatrice, la svolta, altro che scossa, sarà un macello ora, commentano i fan. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.